Buon pomeriggio a tutti. Buonasera, sono Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma. Vi porto i saluti non solo del presidente Cosso, ma soprattutto del segretario nazionale Roberto Tobia, che purtroppo per improvvisi impegni non è potuto essere qui oggi, con grande dispiacere, aggiungo. Un'iniziativa ambiziosa, ambiziosa e importante, nella quale Federfarma si riconosce e vuole collaborare con convinzione e grandissima responsabilità e spirito di responsabilità sociale. Un'occasione importante dalla quale non intendiamo venire meno e soprattutto affrontare un tema così delicato quanto urgente. Sicuramente la farmacia, voi tutti la conoscete come un centro non solo di servizio, ma soprattutto un centro di ascolto. Ognuno di voi si reca in una farmacia sotto casa e ormai avete constatato sempre più, soprattutto dopo il Covid, la farmacia è diventata veramente un centro nella quale una struttura sempre aperta, una porta sempre aperta sulla strada, tutti i giorni, festivi, notturni, alla quale rivolgersi per qualsiasi cosa. E tante volte, purtroppo, devo dire che abbiamo testimonianze anche di problematiche serie ed importanti. È chiaro che lo sviluppo tecnologico, la capillare diffusione di questi dispositivi è stata una grande frontiera evolutiva, senza meno, ma purtroppo ha comportato uno stravolgimento completo di quello che è poi l'assetto comunicativo, no? Interpersonale, quindi tante fasi positive, ma soprattutto purtroppo tantissime facilitazioni in senso negativo, e in questo il sexting sicuramente è una testimonianza purtroppo brutale ma fondamentale, un fenomeno assolutamente complesso per il quale dobbiamo sicuramente fare un'analisi molto approfondita. Federfarma vuol fare la sua parte, i farmacisti sono sempre, ripeto, sul territorio disponibili, quindi abbiamo intenzione di fare la nostra parte, vogliamo collaborare e lo sentiamo come una problematica nostra. Io personalmente ho 3 figli, come tanti voi, quindi ovviamente tutti i giorni sono lì in tensione per quello che può capitare sui social e quello che accade quotidianamente. Quindi sono fenomeni che hanno bisogno di tantissima attenzione e io vi ringrazio, insomma, ringrazio Meteosus con la quale abbiamo collaborato ormai da tanto tempo, da tanti anni, tutte le istituzioni presenti, perché ci date veramente questa opportunità di collaborazione. Quindi grazie e vi auguro buon lavoro per questa iniziativa. Grazie. Grazie, dottor Procaccini. Sono Giorgia Butera, presidente Mete. A me l'onore di moderare il convegno di oggi. Un saluto doveroso, personale, a Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma, al presidente Marco Cossolo. Mete nasce nel fine 2014, impegnata nei diritti umani nazionali e internazionali. In ambito nazionale dedichiamo una forte attenzione all'educazione, alla sensibilizzazione e informazione, intervenendo in diversi ambiti. Oggi siamo qui per provare a disegnare tutti insieme un framework operativo che sia frutto della collaborazione tra società civile, istituzioni, mondo accademico, la presenza autorevolissima dei professori. Professor Morcellini, è doveroso, essendo stato un mio professore, non soltanto mio. L'obiettivo della giornata di oggi, che segue 4 anni di attività importante sul territorio nazionale, ma partendo sempre dalla Sicilia, dalla terra mia, dalla terra dell'onorevole Varchi, segretario di Presidenza. Oggi qui per iniziare un nuovo percorso che non si distacca di un millimetro dagli anni precedenti, è per provare a mettere in atto un manifesto di attenzione sociale e quell'attenzione che noi riponiamo verso la società, una società evoluta, una società molto vulnerabile. Questo manifesto abbiamo deciso insieme a Federfarma, ringrazio Patrizia per l'imponente lavoro svolto insieme con precisione, lucidità, ed è proprio interveniamo nella cura della società. Abbiamo pensato così e ringrazio Silvia Amato Petragnani per averlo ideato. In realtà ci proviamo, in qualche caso ci siamo anche riusciti, e penso anche a Sara Baresi e ai nostri interventi al Consiglio delle Nazioni Unite a Ginevra. Noi, la nostra attenzione dove arriva? Arriva alla formazione, all'educazione, alla cura, all'intervento. Attraverso 3 aspetti dell'affettività, parliamo di sexting, revenge porn,
ma tutto questo viene avvolto dall'affettività e dall'educazione morale, affettiva, emotiva, di responsabilità anche. Vi presento i relatori di oggi per poi lasciare parola alle onorevoli presenti per i saluti istituzionali. Oggi interverranno Sara Baresi, direttrice generale OIDUR, Angela Margiotta, presidente Associazione Farmaciste Insieme, Antonella Massaro, diritto penale Università Roma 3, Mario Morcellini, sociologia e la comunicazione Università La Sapienza Roma, la senatrice Elisa Pirro, quinta commissione bilancio Senato della Repubblica, Serena Sclafani, vicepresidente Mete, onorevole Martina Semenzato, presidente commissione d'inchiesta femminicidi e violenza di genere, onorevole Carolina Varchi, segretario di presidenza Camera dei Deputati, Antonio Votino, presidente CESMAL. Do il benvenuto per i saluti introduttivi all'onorevole Carolina Varchi e all'onorevole Martina Semenzato. Grazie Giorgia, buonasera, benvenuti e benvenute alla Camera dei Deputati. Per noi è sempre un piacere poter aprire le aule ad eventi che non siano strettamente connessi con l'attività istituzionale, ma che abbiano la qualità di favorire un confronto proficuo tra la società civile e esponenti impegnati in prima persona, come lo è Giorgia Butera, alla quale mi lega un antico rapporto di amicizia, come lo è Federfarma in questo settore del contrasto alla violenza di genere. Con la lungimiranza di Federfarma e di chi in questi anni l'ha guidata, noi abbiamo condiviso delle iniziative importanti che hanno trasformato la farmacia in un vero e proprio presidio di legalità, un porto sicuro nel quale la donna in difficoltà sa di potersi recare per avere un primo momento di ascolto. Questo è importante perché ovviamente la capillare presenza di farmacie sul territorio, la capillare presenza di sportelli, quindi in grado di accogliere questo primo segnale di aiuto che poi viene naturalmente indirizzato alle autorità competenti, è secondo me molto importante. Già dalla scorsa legislatura mi sono occupata, facendo parte della Commissione Giustizia, degli interventi del legislatore in materia di contrasto alla violenza di genere. È uno dei dati che tutti coloro che hanno partecipato alle audizioni, ai lavori parlamentari fornivano con grande attenzione, era proprio quello della difficoltà spesso per le donne di sporgere denunce. E allora io credo che una maggiore sensibilizzazione, una capacità di affrontare questi temi senza cedere alla retorica, come benissimo fanno gli organizzatori di questa manifestazione, sia importante per far comprendere a tutte le donne che la rivoluzione culturale necessaria passa certamente dalle modifiche legislative. Noi abbiamo cercato sia nella scorsa legislatura che in questa di metterne in campo quanto è più possibile, partendo proprio dal dato empirico, partendo dalle statistiche diffuse dal Viminale, partendo dalle statistiche diffuse dalle forze di polizia. Siamo convinti che, con particolare riferimento al revenge porn e al sexting, quindi i temi che oggi saranno affrontati, un ruolo dirimente, o forse dovrei dire devastante, lo assumono tutti i device che consentono una connessione perenne, continua, incontrollata, fin dalla giovanissima età. Questo, unito a modelli nei cui confronti si scatena l'emulazione, che non sono esattamente positivi, anche veicolati da grandi mezzi come le serie TV, ovviamente creano una miscela importantissima, una miscela pericolosissima, rispetto alla quale è necessario correre ai ripari. Correre ai ripari intanto sotto un profilo culturale, facendo comprendere sin dalla giovane età, con un percorso di crescita consapevole, il disvalore di determinate condotte, facendo comprendere fin da giovanissimi che il rispetto
dell'altro, il rispetto dell'altra non è accessorio nei rapporti umani e nelle relazioni interpersonali, ma ne costituisce il fondamento stesso. A partire da questa rivoluzione culturale ed educativa si potranno favorire nuove, diciamo, lo sviluppo si potrà favorire di nuove generazioni maggiormente consapevoli. Questi fenomeni, il revenge porn, le cronache lo raccontano, non risparmia nessuno. Non c'è nessuno che possa dire di sentirsi al sicuro da condotte del genere. E non solo per la capacità di autocontrollo che ciascuno ha, ma per le relazioni umane che sovente si imbarbariscono fino a non riconoscere il diritto dell'altro, della tutela della personalità, della tutela della persona. Tutto questo costituisce una deriva che noi dobbiamo cercare di arginare. Il legislatore mette in campo ovviamente gli strumenti legislativi per la repressione, per la tutela delle vittime, che nell'ultimo provvedimento ha avuto uno spazio importante, che prima veniva in qualche maniera subordinata alla repressione, quindi vieni processato, condannato, forse dopo si pensa alla tutela delle vittime, ma è necessario anche uno sforzo culturale. Quindi per questo ho immediatamente e convintamente patrocinato questa iniziativa in uno dei nostri spazi, perché sono convinta che abbia il grande pregio di correre lungo quei binari che io ritengo indispensabili per il contrasto a fenomeni di questo tipo. Grazie. Grazie, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io ringrazio naturalmente Federfarma per la sensibilità nel coinvolgermi sempre nelle iniziative che hanno poi come focus fondamentale le donne in tutta la loro trasversalità. Ringrazio naturalmente la dottoressa Butera, la collega Varchi, ma anche tutti i relatori e le relatrici, perché oggi il panel dei relatori è fitto, interessante e ricco di contenuti, perché su un tema come quello del sexting, del revenge porn, poi il tema forse fondamentale, che è quella delle relazioni umane, dell'affettività, i contenuti oggi sono diversi, trasversali e con competenze trasversali di cui noi dobbiamo tenere conto. Io sono presidente della Commissione Femminicidio e Violenza di Genere, quindi il tema del sexting e del revenge porn è un tema, quindi è un tema di lavoro ormai sistematico e di riflessione sempre più ampia. Io devo dire, no, quando noi parliamo di revenge porn lo pensiamo come un reato, no? Come una violazione della dignità, della propria privacy. Io invece lo considero proprio come un atto di violenza. Un atto di violenza, tra l'altro subdola, infame, uso questo termine, uno perché si cala come base di partenza nella relazione intima. D'altro lato la violenza di genere è caratterizzata dalla relazione intima, perché lo sapete, lo dico molto spesso, la mano dell'uomo maltrattante, ce lo dicono i dati, è la mano, nella maggior parte dei casi, di un uomo familiare, un compagno, un marito, un padre, un fratello. E quindi di nuovo il revenge porn si consuma nelle percentuali da e in situazioni intime e personali, come è anche giusto che ognuno di noi, ognuna di noi le viva. E quindi diventa proprio un atto di violenza infame, perché colpisce proprio la tua identità e quindi ricade poi nella tua sfera psicologica. Infatti voi sapete che tantissimi poi dei danni nei confronti delle donne, perché poi i dati ci dicono che il 70% di chi subisce revenge porn sono le donne, di nuovo torniamo a un tema fondamentale di violenza di genere, porta a vergogna, isolamento, depressione e anche a casi di suicidio. Ecco, giusto per confrontarmi con voi, perché spesse volte noi identifichiamo la violenza di genere solo come il maltrattamento, no? Il maltrattamento fisico. Invece oggi la violenza di genere ha tantissime sfumature, quello psicologico, quello informatico, perché il revenge porn poi passa attraverso questi sistemi così anonimi, spesso anche così difficili, no, da identificare, proprio dietro
all'anonimato si nasconde anche la difficoltà di identificare i processi che poi portano ad immettere nel grande sistema della rete, ovviamente, il controllo. Il 4% della popolazione è stata vittima di revenge porn. Che cosa vuol dire? Che 2 milioni di italiani sono stati vittime di revenge porn. Però forse il dato che mi ha lasciato, che mi ha colpito con ancora più attenzione, è che 14 milioni di persone in Italia hanno guardato immagini legate alla pornografia. Quindi non è solo chi è vittima di reato, ma anche chi ha questo morboso interesse per questo fenomeno, perché poi giustamente diceva l'onorevole Varchi, noi dobbiamo lavorare sugli aspetti culturali. L'aspetto culturale non riguarda solo il maltrattante e la vittima, ma riguarda un aspetto molto più complesso della nostra società. E vi dicevo prima, il 70% di chi subisce revenge porn è una donna. E anche questo è un grande tema, perché di nuovo è connotato dal genere. E l'altro dato faticoso, permettetemelo di dire, di nuovo mi ricollego a cosa ha detto la collega, metà delle donne non denuncia. Ora, abbiamo più livelli su cui lavorare, sicuramente uno dei livelli, e lo dico sempre, è l'aspetto educativo, ma il primo aspetto educativo non è solo quello scolastico, che io mi permetto di dire, secondo me l'aspetto scolastico ed educativo dovrebbe essere in generale sull'uso dei mass media, non solo legato al tema del sexting o del revenge porn, ma è anche quello soprattutto familiare. All'interno dei sistemi familiari deve iniziare l'educazione di genere e ovviamente il rispetto per l'altro. Ma sapete perché vi dico l'aspetto educativo che riguarda non solo i giovani uomini, ma anche gli uomini più adulti? Perché tantissime volte, quando io immetto nel web, nell'online, un'immagine, ad esempio, di una fidanzatina e ne condivido quell'immagine con un amico, io non so che sto commettendo un reato. E quindi l'aspetto educazionale passa attraverso l'educazione femminile e l'educazione maschile. Quindi sicuramente l'aspetto di educazione nei confronti dei nuovi giovani ragazzi parte anche dalla narrazione di quelle che sono le nostre leggi. Le nostre leggi, come si devono applicare, come si possono applicare e che cosa vuol dire commettere un reato. Perché questi giovanissimi non sanno che condividere una foto è un reato. E quindi gli aspetti educativi rimangono fondamentali. Quando parlo della mia commissione, dico sempre, dobbiamo riappropriarci della cultura del rispetto. Ma questa cultura del rispetto passa attraverso un nuovo patto di corresponsabilità, necessariamente famiglia, scuola, società civile e politica. La politica mette a terra ovviamente quello che da tutto questo percorso ne viene fuori. Noi abbiamo delle leggi, guardate, noi siamo virtuosi in Italia, cioè il codice rosso, che è quello che fa riferimento, a cui spessissimo facciamo riferimento ovviamente come commissione, che abbiamo, non dico robustito, ma secondo me siamo intervenute con la legge 168, che noi identifichiamo come legge Roccella, con nuovi istituti molto più profondi che lavorano sul tema della prevenzione, ovviamente prevede delle pene robuste nei confronti di chi commette il reato di revenge porn, che prevedono anche la reclusione e le multe. Certo che però è fondamentale che poi, nel momento in cui scatta la denuncia, questa pena sia certa, puntuale e sia fondamentale nella sua applicazione, come ovviamente abbiamo il nostro codice penale, che già prevede degli interventi ovviamente in tema di tutela della privacy e naturalmente anche quella di tutela dei dati personali. Ma di nuovo torniamo al tema fondamentale dell'applicazione delle leggi. A livello europeo, me lo conferma la collega Varchi, noi siamo fortemente virtuosi in tema di legislazione, anche di legislazione sul tema di tutela delle donne. Diciamo che forse dobbiamo lavorare maggiormente sulla applicazione e sul modo puntuale in cui gli operatori del settore applicano queste leggi, soprattutto su un aspetto fondamentale. Di fronte a un reato così grave che è il revenge porn o la violenza o il sexting, è fondamentale che la donna abbia il coraggio di denunciare. E nel momento in cui la donna ha il coraggio di denunciare, questa denuncia deve essere propriamente presa in carico e portata avanti. Io penso che ho
oggi noi lavoriamo su più livelli. Uno dei livelli più faticosi ovviamente è l'anonimato. La rete è questo grande contenitore, e lo dicevo prima, dove vengono immessi dei dati e spesse volte si fa molto fatica a rintracciare ovviamente chi li ha messi, come li ha messi, ma soprattutto è la velocità, che è ovviamente un aspetto positivo in moltissimi dei nostri campi, la velocità con cui la tecnologia va avanti, ma dall'altra parte il modo in cui dobbiamo governare questa tecnologia. Allora ecco che accanto a quello che io dico, il sistema formativo, scuola, famiglia, società civile e politica, io ritengo che sia fondamentale anche le competenze e la formazione degli operatori del settore, le risorse destinate naturalmente a intervenire, perché sapete che ovviamente tutte le ricerche necessitano di interventi economici importanti, le campagne di sensibilizzazione. Faccio questa narrazione che potrebbe essere la stessa narrazione che io faccio per la mia commissione ovviamente della violenza di genere, perché l'educazione è un tema fondamentale, famiglia-scuola. Le campagne di sensibilizzazione, anche quelle della denuncia, e di che cos'è il revenge porn e come quella foto può essere immessa e cosa puoi fare per combattere quell'immissione nel sistema. Il supporto psicologico delle donne, secondo me, è un aspetto fondamentale. Vale per le donne vittime di violenza psicologica, economica, ovviamente fisica, vale ancora di più per le donne che si trovano a dover condividere, diciamo, con l'universo mondo un momento di intimità. Perché poi anche fatti di cronaca molto recente ci hanno fatto vedere di licenziamenti a seguito di un video, ovviamente, messo dalla controparte in rete, e l'epilogo è stato un licenziamento sul posto del lavoro. Collaborazione internazionale, il tema del revenge porn è un grande tema internazionale, quindi anche il dialogo tra forze di polizia internazionale ci permette magari di acquisire quelle competenze che ci possono essere utili anche alle nostre forze dell'ordine. Naturalmente io ritengo che un ruolo fondamentale devono averle le piattaforme, anche il modo in cui loro possono e mettono a disposizione i sistemi per riconoscere questi video, soprattutto nel momento in cui c'è una denuncia. Voi sapete, ma poi lo racconteranno meglio chi segue in questa relazione, Meta ha fatto una serie di interventi anche, no? Che poi magari insomma racconterete, di sistemi di tutela nel momento in cui tu hai un dubbio che quel video possa essere messo, puoi condividerlo in questa piattaforma a priori, in modo che nel momento in cui il potenziale che lo mette all'interno di questa piattaforma lo riconosca immediatamente e questo non possa trovare la via del... fino ovviamente alla formazione delle nostre forze dell'ordine. Io ritengo che la rete, ma non quella virtuale, ma la rete dei rapporti tra persone e tra donne, e anche l'incentivo a denunciare, lo dico molto spesso, nel senso latino del termine, denunciare vuol dire mettere in luce, può essere fondamentale. E lo dico anche sempre che le farmacie, con la loro territorialità, il fatto che noi entriamo in farmacia e che spesse volte il medico, la dottoressa che abbiamo di fronte, è la persona che maggiormente ci visualizza e quindi è una sentinella sul territorio, ma soprattutto noi troviamo, come dire, una relazione spesse volte non così intima ma maggiormente facile con una persona che magari non conosciamo ma a cui possiamo demandare le nostre confidenze. E allora ecco che alcuni luoghi già fondamentali nella nostra vita e nella nostra salute diventano anche luoghi di sensibilizzazione, luoghi di informazione, luoghi di indirizzo e luoghi di condivisione. Perché spesse volte abbiamo bisogno della condivisione per trovare la strada giusta. E penso che proprio nella reattività della società civile possiamo trovare tutti quegli strumenti che ci danno la forza di alzare la voce e di dire le cose come stanno. Perché poi il grande tema è che siamo sempre, sembra che noi donne ci dobbiamo vergognare, perché se uno fa un video intimo è quasi colpa della donna che ha fatto quel video intimo, ma non è così, non funziona così. Perché a fare quel video intimo eravamo in due e nessuno è legittimato al giudizio perché abbiamo fatto quel video, quella foto o qualsiasi altra cosa in primis,
ma soprattutto non è legittimato a diffonderlo in rete come ricatto, come atto di violenza e come punizione. Quindi penso che il lavoro rimanga sempre un lavoro corale, un patto di corresponsabilità. E quindi ringraziamo uno per di nuovo un tema che a volte può essere spinoso, perché parlare di queste cose è sempre delicato, è sempre faticoso, parlarne oggi con i giovanissimi è ancora, e le giovanissime è ancora più delicato, perché c'è una libertà espressiva che deve essere tale, ma che dall'altra parte deve essere abbinata ad una profonda consapevolezza. Consapevolezza è un altro termine fondamentale, consapevolezza nelle giovani donne e nei giovani uomini. Ecco, noi lavoriamo per la consapevolezza nostra e delle future generazioni, perché siamo qui e soprattutto anche per loro. Io ringrazio. Grazie l'onorevole Semenzato, l'onorevole Varchi. Grazie, buon lavoro. Scusa. Grazie, grazie dottor Procaccini. Sì. Adesso chiedo di raggiungere Sara Baresi, professor Votino e Angela Margiotta. Sì, bravo. Vi ringrazio per l'aiuto. Ringrazio Valerio De Gioia, pur se senza occhiali ho riconosciuto. Grazie per l'importante lavoro. Colgo l'occasione per ringraziare anche Francesco Ghirelli, ci sta, certo, sempre, per la totale fiducia che mi ha dimostrato per i precedenti 28 anni e penso quelli a seguire, con una promessa che Mete farà parte dell'azionariato popolare dell'Aquila Calcio. Presidente. Adesso passo la parola a Serena Sclafani, vicepresidente Mete. Abbiamo chiesto a Serena i ringraziamenti. Sì. Rinnovo da parte di Mete il benvenuto a questo incontro, che è il primo di due incontri. Il secondo si terrà a Bologna il 19 aprile presso Cosmofarma, e beneficiano entrambi gli incontri, come abbiamo detto, del supporto di Federpharma. Sono due incontri, come ha detto Giorgia, a cui si arriva dopo diversi anni di attività che si sono svolte in vari luoghi. Poco fa l'onorevole Semenzano appunto parlava di luoghi, sono stati indirizzati sia ai preadolescenti che agli adolescenti che alle donne adulte, e i luoghi prescelti sono stati naturalmente le scuole, quindi ci sono stati incontri, dibattiti, confronti generazionali, ma non solo, per esempio anche le parrocchie, ci sono stati dei seminari nelle parrocchie. Diciamo che l'attività è nata come una campagna di educazione sociale, e adesso, grazie appunto, come dicevamo, al contributo e al supporto di Federpharma, da lì è nato un progetto che investirà il territorio nazionale e che avrà appunto come focus l'educazione all'affettività, la consapevolezza, come dicevamo, del sexting e la prevenzione revenge porn. Pertanto cercheremo di promuovere quelli che sono l'educazione all'affettività innanzitutto, ma anche le buone pratiche. Ma non voglio rubare altro tempo ai relatori, pertanto passo ai ringraziamenti. Doveroso è il ringraziamento alle istituzioni che hanno supportato il nostro impegno. I due onorevoli sono andati via, Martina Semenzano, ma ci tenevo, diciamo, pur essendo ridondante, volevo ringraziare Carolina Varchi, ringraziamo l'onorevole Fontana, il Presidente della Camera, l'onorevole Eugenia Roccella, Ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, ringraziamo Angela Margiotta, Presidente di Farmaciste Insieme, per la concretezza e per questa concretezza nell'ideologia che ci accomuna e che grazie a te, insomma, è nata questa unione con Federpharma. E quindi ringraziamo il professor Votino e la senatrice Lisa Pirlo per la commissione d'inchiesta femminicidi, tutti i relatori presenti e voi oggi, naturalmente, vi ringrazio. Grazie. Grazie Serena Sclafani. Adesso io cedo la parola a Sara Baresi, lei può dire tutto. Sara Baresi è direttrice generale dell'OIDUR,
l'Osservatorio Internazionale dei Diritti Umani e Ricerca. Il nostro è un sodalizio unico, compatto, sia in ambito nazionale ma ancora di più internazionale. Come dicevo prima, io e Sara da diversi anni interveniamo al Consiglio delle Nazioni Unite di Ginevra, svolgiamo tante altre cose, però personalmente intervenire alle Nazioni Unite mi rende sempre molto orgogliosa, ecco, perché se arrivi lì fai tanto, ma tanto qui, per cui per me è molto significativo. Chiedo a Sara Baresi di tracciare le linee guida di ciò che sarà, legandoci a ciò che è stato fatto, e poi qualunque cosa tu voglia dire sei libera di farlo. A te, okay. Sara. È una premessa per qualcosa che poi mi sta autorizzando a dire qualcosa che io desidero tanto dire perché è significativo ed esperienziale, no? Un po' un taglio pragmatico che voglio dare. Ringrazio tutti e credo che insomma i relatori precedenti e soprattutto il meeting, tutti i rappresentanti di Mete hanno ringraziato. Io mi concentro soprattutto su quello che è stata la trasformazione, l'evoluzione di Mete in una parte soprattutto di ordine internazionale, perché OIDUR nasce proprio da il portare il nostro pensiero, no? Tutta quell'attività pratica che viene da tanti insomma, anni di esperienza, ma anche di attività concrete nelle scuole, di ordine educativo, di sensibilizzazione, piuttosto che di campagne informative, di formazione, che in qualche modo il pensiero e la voglia di progettualità più ampia viene portata in un contenitore che Giorgia cita molto, ma perché per noi è sempre il luogo dove nascono tante progettualità. Io vengo, insomma, torno da poco tempo dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, appunto, dove sono state create nuove sinergie che andranno sviluppate soprattutto su due, insomma, grandi tematiche, sicuramente questa che stiamo un po' rappresentando e un'altra che è sempre un po' quello che a noi da anni insomma ci battiamo, ed è la tutela delle donne anche in ordine dei matrimoni precoci e forzati. Quindi abbiamo stabilito anche delle nuove sinergie, delle nuove connessioni. Noi non abbiamo paura, e quando dico non abbiamo paura anche di dire che rispetto per esempio a molte posizioni riteniamo che il donare strumenti di prevenzione non sia una limitazione della libertà. Qui sono stati, cioè si è intervenuto sugli strumenti legislativi, gli strumenti punitivi, gli strumenti educativi. Riteniamo anche che in questo tipo di settore c'è molto timore alla limitazione della libertà, no? Si pensa al promotore, a chi va punito, non bisognerebbe, non dovrebbe agire in quanto, però noi ci sentiamo anche di dire ai giovani, alle donne, agli uomini, ai giovani uomini, ai giovani ragazzi che esistono anche degli strumenti di tutela. Ok, al di là dell'aspetto punitivo successivo, però l'autoproteggersi siamo stanchi di sentirlo come una limitazione della libertà. Riteniamo che sia comunque uno strumento educativo che noi vogliamo offrire nei nostri percorsi. Ma arrivo un po' a un altro aspetto, e oggi vorrei citare, siccome credo che ci siano insomma voci più autorevoli e studiosi che andranno nel dettaglio, a quello che è la nostra esperienza come attiviste dei diritti umani in questo ambito, esperienza come attiviste donne, in cui ci scontriamo, spesso veniamo attaccate, e quando veniamo attaccate perché portiamo dei temi o delle tematiche che non sono facili, quella che stiamo affrontando oggi, chiaramente qui l'affrontiamo in un contesto istituzionale, è davvero positivo che le istituzioni decidano di affrontarle, però poi quando le si parla con le persone, io durante il viaggio sono solita riflettere, no? Il viaggio a me e Giorgia è sempre un momento dove creiamo, noi di solito creiamo in aereo, in treno o in viaggio. Ho provato a chiedere a qualcuno, a lanciare lì questa tematica, sguardi bassi, difficoltà, visi paonazzi, non è facile affrontare certe tematiche. Noi lo facciamo coraggiosamente, ma veniamo sempre spesso attaccate come donne.
Vi faccio un piccolo esempio, io lavoro da anni, insomma, come l'ho detto in varie situazioni, in contesti di immigrazione, di richiedenti asilo, piuttosto che insomma di contesti maschili, e un giorno ho pubblicato una fotografia su un profilo di una messaggeria istantanea che tutti conosciamo, con un giovane nigeriano che aveva fatto un percorso ed era arrivato al primo giorno di libertà, no? Percorso di legalità insieme. Pubblico questa foto per condividere un momento educativo e una buona riuscita. Ho ricevuto dei messaggi sconcertanti, perché in qualche modo l'associazione immediata non era lavora in 30 anni con gli immigrati, sarà un proprio utente, un ragazzo piuttosto che un percorso, ma immediatamente il mio compagno, la persona che sta con me, senza poi entrare in commenti, vi assicuro, poco gradevoli, anche a sorpresa da persone che insomma in qualche modo. Negli anni abbiamo poi ricevuto, mi concedi tutto, vero? Ok, negli anni abbiamo ricevuto... Perché adesso arriva Patrizia una parte interessante che mi riguarda. Negli anni abbiamo ricevuto quindi spesso attacchi su tematiche, abbiamo parlato di lotta contro il turismo sessuale, quindi anche lì non sono mancati gli attacchi, piuttosto che insomma contro i matrimoni precoci e forzati in ambito internazionale, e alle Nazioni Unite siamo state attaccate duramente, peraltro nella grande sala dei paesi, insomma anche in contesti importanti. Arriviamo a questo tema, un paio di giorni fa, la mia carissima amica Giorgia e collega mi condivide uno screenshot. La prima reazione, ormai noi siamo abituate, riceviamo, insomma, se ci fermassimo agli insulti che riceviamo come donne attiviste dei diritti umani, probabilmente avremmo abbandonato le cause da molti anni. Però ci siamo fermate un secondo questa volta a riflettere, e ci ho pensato, Giorgia mi dice, ma sei sicura che vuoi condividere? Ma io ritengo che ne valga la pena. Un tweet ritwittato dalla piattaforma OnlyFans, in risposta a Giorgia Butera e Quirinale, quindi anche citato, hottest shows ever e how fuckable is she? Prego tradurre. Sarò elegante nella traduzione, ma è chiaro che si riconduce a un aspetto sessuale, non lo traduco adesso brutalmente, ma è la parte più volgare, no? L'attacco alla persona, e se ci si riconduce alla sessualità, insomma, deviante. Quindi anche questa è una riflessione, si affronta questo tipo di tematica e emerge questo tipo di risposta. È chiaro che ci siamo interrogati, no? Su quello che anche in termini di ricerca del termine, la ricerca, poi qualcuno che è più esperto ci dirà, insomma, quello che ci tenevo oggi, al di là di tutte le progettualità che abbiamo già spiegato, è che essere attiviste dei diritti umani e concentrarsi su alcune tematiche è davvero complesso. È davvero difficile, immaginate a noi che siamo strutturate, preparate e in qualche modo abbiamo un percorso importante alle nostre spalle. Pensiamo però alle donne, ai giovani. Vi porto un altro esempio. Qualche giorno fa stiamo ricevendo, ecco, questa è una progettualità contestualizzata, ma noi poi riceviamo dal campo tante segnalazioni di donne che subiscono questo, e quello che colpisce è che non c'è aspetto religioso, culturale, di scolarizzazione pregressa, tocca veramente trasversalmente tutti. Sono stata chiamata qualche giorno fa come consulente su un codice rosso, uno di quelli che devo dire dopo tanti anni di esperienza mi ha fatto sedere e respirare profondo per qualche minuto, e l'aspetto del revenge porn è stato quasi toccato così trasversalmente, perché nonostante altre violenze molto più gravi, perché era, no, l'atto della vergogna, e qui parlavamo di un'altra cultura, dove probabilmente anche di una situazione
di provenienza da un villaggio, di un paese sperduto, dove però il togliere l'onore, no? Ti disonoro. Quindi, peraltro, chiaramente, di fotografie prese senza nemmeno la consensualità in contesto familiare. Quindi colpisce, insomma, questo aspetto. Penso, avrei tanti, molti altri esempi, ma abbiamo dei limiti temporali, esatto. Però, insomma, gli ho dato... ringrazio Sara, Sara Baresi. Per capire effettivamente cosa succede e cosa mi succede, io storicamente sono attaccata, insultata in maniera volgare, abissale, ma su questo io... E poi è tutto sempre a sfondo sessuale. Mi dispiace più per le persone magari che mi vogliono bene, per me va bene così, mi è dispiaciuto insomma per la malattia oncologica, tutte le schifezze che ho ricevuto, quelle sì mi hanno fatto molto male, ma queste no. Però è inverosimile, noi abbiamo 4 siti, io preferisco la nostra comunicazione e naviga nei siti. Poi certo i social come vetrina digitale, ormai io sto molto attenta a scrivere parole come sexting, revenge porn, non ho mai io attaccato OnlyFans, certamente non mi piace, non ne condivido nulla, ma la traduzione poi magari personalmente mi sarà fatta, magari non tutti hanno compreso bene, ma sono delle volgarità veramente forti. Se io scrivo sexting, revenge porn, OnlyFans mi massacra. Mi dice delle porcherie, perché tali sono. Questo deve far capire dove... Tra l'altro io non vado a limitare, mi piacerebbe una politica più attenta su piattaforme come OnlyFans. E non comunque una mitizzazione che arriva in prima serata TV nazionale, perché è molto... avviene una fascinazione, no? Soldi facili, quanti soldi, bella vita, magari qualcosa in più. Ma perché? Io tra l'altro, noi diciamo sempre no a revenge porn, sempre, da chi ha 10 anni, perché il range è tutto, dai 10 ai 60 anni. Nella prima fascia, 10-13, è molto diffuso il sexting, ovvero l'invio di foto e video digitale a sfondo sessuale. Lo fanno con una non consapevolezza. È chiaro che lì diciamo no al sexting. Alle donne adulte, anche nella preadolescenza, adolescenza, consapevolezza. Poi certo, diciamo sempre no, perché ormai, ma poi lo vedremo negli interventi successivi, ormai è comunque una violenza ghiotta che presto la si fa, la si compie, e chi la compie non si fa quasi mai nulla. È un reato, il Codice Rosso è intervenuto su questo, ma poi questa efficacia non è che avvenga e si realizzi tanto. Io continuerò a scrivere sexting e revenge porn, loro mi continueranno a dire porcherie, ma io vado avanti e me ne frego. Prof, non so se faccio bene. Fai benissimo. Fai benissimo. Adesso ti presento. Professor Antonio Votino, presidente CESMAL, a te la parola. Grazie Giorgia. Innanzitutto sono molto contento di essere finalmente, da questa parte del tavolo con tante donne. Normalmente partecipo a convegni serissimi ma con tanti uomini, perché questo è un tema che le donne dominano benissimo, con una lungimiranza tipica delle donne, e anche perché Giorgia Butera, che io conosco da tantissimi anni, ha le spalle fortissime e questi temi li sta portando anche nelle sedi istituzionali. Quindi sono veramente orgoglioso di essere qui e onorato di essere partner come presidente del Centro Studi sul management del lavoro della vostra iniziativa. Noi siamo un centro brevemente, che cos'è il CESMA? Un centro di ricerca, un centro studi di ricerca sociale. Ci occupiamo in questi ultimi anni di ricerche legate al mondo del lavoro. Una dei pillar, diciamo, su cui stiamo lavorando da ormai 4 anni è tutti i processi di innovazione nel mondo del lavoro che vengono dalla digitalizzazione. E uno dei temi delicati dell'introduzione delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro è soprattutto legato ai reati che stanno portando anche nel mondo del lavoro l'utilizzo delle tecnologie. Ce ne sono alcuni che passano anche tramite revenge porn e sexting. Siamo approcciati tempo fa con Mete Onlus a questo tema, proprio facendo un focus sulla devianza che si sono avuti in certi strumenti
che sono utilizzati anche da giovanissimi per creare questi video, in un deep web dove si scaricano anche delle app, delle applicazioni che sono in grado di ricostruire in ambienti completamente diversi delle immagini, e quindi utilizzando le persone in contesti che non sono quelli originari, e quindi diventano dei veri e propri set di film porno, ma costruiti da zero, dove l'unica cosa vera è il volto della persona che viene incollata in quella, in quella, in quella scena. E tra altre cose la sofisticazione di alcuni algoritmi di intelligenza artificiale che sono applicati anche a questi, a questi software, consentono una riproduzione fedelissima anche nell'incarnato, nelle pose, quindi diventa difficile per qualsiasi persona dimostrare, se non con dei processi complessi, al contrario, anche tecnologici, che quel video non vede effettivamente la sua presenza in scena. Abbiamo approcciato a questo tema partendo da lì, e Mete Onlus adesso ci ha coinvolto in questa iniziativa lodevole patrocinata da Federpharma, su una ricerca che compiremo nei prossimi mesi sul tema del sexting legato soprattutto al mondo dell'adolescenza. Perché lo facciamo? Perché gli adolescenti di oggi saranno anche i lavoratori di domani, e se non nella loro cultura non iniziano a capire che certi fenomeni, o non sono guidati nella consapevolezza con le loro famiglie che certi fenomeni non possono essere né applicati né esportati nella loro vita, avremo anche di domani dei lavoratori sicuramente complessi, problematici, ecco, e che non riusciranno, se non con una complessità enorme, a distinguere bene e del male. Nell'epoca digitale in cui viviamo, la nostra comunicazione interpersonale ha subito una trasformazione così profonda che il sexting, che vi dico subito nasce dalla combinazione di due parole, sex e texting, proprio perché è una pratica che nasce prima dall'invio dei messaggi, quindi c'è una componente di immagini, di contenuti che viene diffusa, la cui sicuramente applicazione ha fatto seguito alla diffusione dei social network e dei modi di comunicazione interpersonali che sono nati con l'innovazione digitale. La ricerca che noi effettueremo, coordinata da Mete Onlus, ha l'obiettivo proprio di esplorare questo fenomeno del sexting negli adolescenti sotto diverse prospettive. Innanzitutto, quali sono i principi che scatenano la diffusione e le motivazioni basilari che negli adolescenti portano a portare la sfera individuale e sociale a essere così compromessa da questi aspetti. L'ipotesi di lavoro di questa nostra ricerca è collegato quindi all'uso delle nuove tecnologie, ma anche soprattutto da quelle attività che sono poste in essere senza una consapevolezza, e questa parola ricorre anche nel mio intervento, come abbiamo ascoltato molto prima, perché nella pratica dell'invio dei messaggi a sfondo sessuale attraverso i dispositivi digitali c'è una amplificazione di questa non consapevolezza del reato che si viene a porre in essere, ma prima ancora le fattispecie penali. Ecco, qui abbiamo avuto un'apertura molto autorevole di due rappresentanti del nostro Parlamento, ma vorrei ricordare che c'è stata una revisione anche dal punto di vista del codice penale, che comprende adesso queste fattispecie e quindi dà una protezione molto più forte di prima delle persone che incorrono in questi reati, quindi si è anche intervenuto già fornendo alla magistratura gli strumenti per poterlo farlo, ma a monte non c'è una consapevolezza che la diffusione tramite questi sistemi è sicuramente pericolosissima. Quindi la nostra ricerca si focalizzerà sulle cause, sugli impatti, su quelle che sono, tramite un approccio multidisciplinare, le comprensioni delle dinamiche di queste pratiche, e soprattutto qual è il ruolo che questi adolescenti danno a questo comportamento nell'ambito della società digitale contemporanea che li sta coinvolgendo, pervadendo di messaggi non tutti positivi. Il nostro approccio metodologico sarà tramite quello di ascoltare quindi le famiglie e gli adolescenti utilizzando alcuni canali preferenziali che saranno le scuole, e prendendo alcune città campioni in Italia che ci consentiranno di poterlo fare, scoprendo quelle che sono appunto le cause, come dicevo prima, tra cui la curiosità sessuale, la pressione sociale, l'influenza dei media per esempio, e poi capire quali sono gli impatti che loro anche inconsciamente o consciamente dimostrano di riportarci sia sulla sfera emotiva che quella psicologica,
e soprattutto se sono consci anche di quelle componenti negative come la vergogna, l'ansia che possono nascere nelle loro vittime della produzione di questi reati. Dall'altra parte, e mi appresto a concludere, quello che faremo per supportare questo lungo percorso che Meteonlus e Federfarma hanno deciso di fare sarà quello di capire se la dipendenza da internet, la dipendenza da sesso virtuale, la cosiddetta cybersexual addiction, il grooming online, i comportamenti antisociali che vengono fuori con questi reati, si inquadrano in un filone più o meno noto di studi, perché non sono molti gli studi che abbiamo trovato in letteratura che analizzano le relazioni tra le diverse dimensioni psicologiche associate al comportamento del sexting. E in particolare vorremmo capire se ci sono delle differenze legate per esempio alla fascia d'età, alle caratteristiche della personalità, estroversione contro introversione, bassa autostima ad esempio, e i fattori interpersonali come possono per esempio essere la mancata controllo da parte dei genitori. Ecco, tutto questo lo faremo restituendo anche a Federfarma, con il loro presidio sul territorio importantissimo che faranno anche in questo progetto, una chiave di lettura di questo fenomeno, utile anche a quelle azioni che poi saranno portate anche all'interno delle farmacie. Grazie. Grazie, professor Bucchi. Ah, scusami, ci tenevo, visto che ho parlato di donne, questa ricerca ha una valida collaboratrice che è qui in sala, che è Roberta Barbato, che è una ricercatrice, la dottoressa Roberta Barbato. Volevo ringraziarla per il lavoro già fatto fino adesso, molto importante, di ricerca bibliografica e di focus sulla ricerca, e poi per la parte che farà operativa. Ci tenevo, scusa, in ambito. Grazie. Ringrazio il professor Votino, adesso Angela Margiotta. Tanto cuore, tanto impegno, tanta concretezza. Il nostro ringraziamento, come diceva bene la vicepresidente, per aver creato la connessione con Federfarma, per avere questo percorso comune da anni. Noi abbiamo seguito te, ci siamo intrecciate con il progetto Mimosa, adesso invece parliamo di una violenza che si è amplificata, una violenza digitale, quindi ti chiediamo proprio la connessione tra revenge porn e violenza di genere. A te, Angela. Buonasera a tutti, grazie. Grazie a Giorgia, io con Giorgia mi conosco da anni, proprio grazie al professor Votino che a Roma nei suoi mercoledì del lavoro ci ha invitato e da quel momento siamo diventate amiche. Quindi ringrazio la Federfarma Nazionale per la sensibilità con cui sempre ci fa interagire. Quindi le farmaciste insieme sono sempre al vostro fianco quando ci chiamate. Noi siamo sempre a disposizione perché c'è una sensibilità nella cura dell'altro che è molto importante. Io sono presidente dell'Associazione Farmaciste Insieme e sapete bene che l'associazione da 11 anni porta avanti il progetto Mimosa, che è un progetto contro la violenza di genere, un progetto che vede protagonisti tutti i farmacisti, perché il progetto Mimosa è in tutte le farmacie italiane, in 19.000 farmacie, quindi nasce dalle farmaciste insieme, ma i protagonisti siamo tutti i farmacisti italiani, è un progetto di tutti. Un progetto che parla di violenza, con un progetto anche molto semplice, perché ci sono delle brochure che arrivano in farmacia, ma nato dall'idea che la donna, essendo l'80% dell'indotto in farmacia, entrasse come madre, come figlia, ma soprattutto come moglie. Perché quello che abbiamo imparato, come diceva molto bene l'onorevole Semenzato, è che spesso la violenza si perpetua nelle proprie case. E quindi portare il progetto Mimosa avanti cioè, sicuramente è stato un progetto ostinato, l'abbiamo portato Patrizia nel 2021 in 19.000 farmacie ed è stato un progetto titanico, perché è stato veramente pesante portarlo ovunque e, come dire, in maniera capillare, renderci conto che fosse arrivato delle 19.000 farmacie. Abbiamo fatto le nottate, no? Insieme abbiamo lavorato sempre e ci abbiamo creduto.
E quello che sicuramente è venuto fuori è stato l'idea che le donne venissero in farmacia per essere aiutate. Questo è sicuramente un dato oggettivo. Oggi, dal 2011 ad oggi, sono cambiate tante cose. È cambiata la violenza. Oggi si parla di violenza economica, che è una forma di violenza molto subdola. E questa è una cosa sulla quale anche cominciamo a lavorare. Perché alle donne deve essere restituita la dignità. E solo attraverso il lavoro la donna ha la dignità di poter dire basta, perché spesso e volentieri ritornano a casa affinché possano essere mantenuti loro e i loro figli. E poi si parla di violenza digitale. Devo dire che il vostro intervento, tu e quello di Sara, mi hanno un po' scosse. Ho difficoltà adesso a relazionare, mi avete molto toccata. Quando Giorgia mi ha parlato di Revenge Porn, noi eravamo a Napoli, mi ha raccontato una realtà che mi ha veramente lasciato senza parole. Ed è vero quello che diceva prima l'onorevole Semenzato, ci vogliono le competenze, ma ci vuole soprattutto il cambiamento culturale, perché oggi la nostra realtà è una realtà più virtuale che reale. Il progetto è nato a Palermo e Giorgia mi ha raccontato che immediatamente sono arrivate due telefonate. Questo dà l'idea del ruolo fondamentale del farmacista e dà l'idea di quanto ai farmacisti ci si affida e di quanto del farmacista ci si fida e di quanto col farmacista si parli. Quello che probabilmente non viene detto, viene detto ai farmacisti. Io, Giorgia lo sa, ogni settimana racconto di quello che succede in farmacia da me e vi assicuro sono tutte cose reali. Lei ogni tanto mi scrive e mi dice: ma perché non scrivi un libro su questa cosa? Beh, forse lo faremo, forse ci pensiamo. Quindi io vi dico, facciamo sì che la voce diventi enorme, che non ci sia paura e soprattutto che voi non abbiate paura, perché quello che oggi mi avete detto mi ha veramente toccata. Quindi che voi, il mio augurio è che voi non abbiate paura, perché noi ci siamo, la Federfarma c'è, le farmaciste insieme anche. Grazie Angela Margiotta. Io adesso chiedo il cambio, invito voi, vi ringrazio e vi congedo, la professoressa Antonella Massaro e il professor Mario Morcellini, che ho visto. Esatto. Professor Morcellini, a proposito, quando si parla di revenge porn si immagina soltanto che tutto avvenga in un confine virtuale. Questo non lo è. Quante donne vengono derise, per esempio, nei luoghi di lavoro? A me ogni volta un nuovo contatto è una nuova brutta impressione, ma quando una donna chiama alle 8:30 del mattino perché non riesce a salire in ufficio e chiama da sotto l'ufficio perché le persone, i colleghi, le colleghe la deridono, e questo non va bene. Non è soltanto una dimensione virtuale, è una dimensione realissima. Quando nelle scuole alcune ragazze hanno in autonomia, perché noi non vogliamo mai che il racconto sia per tutti, il racconto, la testimonianza è anche confidenza, perché poi è richiesta d'aiuto, e quando le compagne a fianco deridono è una violenza reale, perché è come se questa violenza virtuale la si sminuisse un po'. Noi a novembre abbiamo fatto l'incontro, ed era presente in quel caso la ministra Eugenia Roccella, e lei ha trasmesso a tutti noi un dato impressionante: sono oggi 2 milioni le donne vittime di revenge porn. Questo deve far parecchio riflettere, quando sappiamo che l'accesso alla pornografia inizia all'età di 6 anni, perché in rete è fruibilissima. Si diceva all'inizio degli incontri nelle chiese, per me sono rivoluzionari, tanto perché mi trovo potente, ne parlavo con Ghirelli ad un pranzo qualche giorno fa, mi
trovo questo altare e poi io che liberamente, anche se all'inizio ho avuto qualche difficoltà, però liberamente i preti mi chiedono di parlare di pornografia, di pedopornografia, mi chiedono di parlare di sexting, di revenge porn, anche di omosessualità, perché poi è un confine che entra anche nel sexting. Ci sono tante applicazioni che fanno un po' paura, come Omegle, per la connessione di minori e adulti. Quindi bisogna stare davvero molto, molto attenti. L'onorevole Semenzato prima citava un caso che probabilmente conoscete tutti voi. E intanto io chiedo al professor Morcellini, l'ho visto prima. Ok, perché l'ho visto camminare prima. Sono andata di là per capire, ma mi ha detto forse è uscito. Adesso. Non lo chiamo certamente io, lo chiama qualcuno di voi, ma io giro il numero a Patrizia. Adesso tutto, io faccio tutto. Il caso della Roma, nel frattempo che io invio questo numero, il caso della Roma è emblematico, se ne è parlato tanto, come si è parlato anche di un altro caso che adesso vi dirò. Questa dipendente della Roma, da 10 anni dipendente della Roma, un giocatore della Rosa prende il telefono perché chiede in prestito il telefono per effettuare una chiamata, vede questo video e se lo invia nel proprio WhatsApp. Questo video circola in maniera festante all'interno della società della Roma Calcio. La conclusione, tra l'altro io che sono cattivissima consiglio alla Roma qualche, insomma, dei buoni consulenti, perché non è che è proprio le motivazioni che hanno scritto, la donna viene licenziata perché quel video è girato tantissimo all'interno della società, l'hanno visto tutti, e quindi il comportamento della donna eticamente non era compatibile con la Roma Calcio. E qui potrei aprire un mondo e scrivere 7 libri, ma ci fermiamo. Adesso, professoressa Massaro dell'Università Roma 3, chiedo proprio a lei di definire i contorni giuridici legali del revenge porn. Grazie. Sì, certo, assolutamente sì. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio gli organizzatori, in particolar modo la dottoressa Prezioso e Federpharma per questo invito che mi è particolarmente gradito, perché il tema è importante in maniera evidente e la possibilità di poterne discutere in una sede tanto prestigiosa è per me un piacere e un onore. Io tenterò di delineare, sia pur con tratti necessariamente sintetici, qual è per l'appunto la risposta del nostro ordinamento giuridico, in particolare della nostra legislazione penale, a fronte dei fenomeni che qualifichiamo come sexting, revenge porn. Con un avvertimento preliminare, e cioè questi fenomeni sono emersi dapprima come fenomeni sociali e sul versante criminologico, per poi essere affrontati come una questione di diritto positivo. Quindi il diritto è venuto un pochino dopo, seguendo una parabola che per esempio abbiamo conosciuto anche in riferimento al fenomeno dello stalking. Prima lo stalking lo abbiamo conosciuto come fenomeno sociale e criminologico, poi siamo intervenuti con l'introduzione di un'apposita fattispecie di reato, quella di atti persecutori, inserita nell'articolo 612 bis del Codice Penale. E allora, se dovessi provare a delineare il fenomeno da un punto di vista criminologico, anche correndo il rischio di banalizzazione, potrei dire che spesso, non sempre, ma spesso, quello che definiamo revenge porn è un po' l'anello di congiunzione in una catena che parte dal sexting e può arrivare fino allo stalking. Cerco di spiegarmi come parte tutto nella stragrande maggioranza dei casi. Attraverso la formazione consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. A un certo punto accade qualcosa, questo qualcosa è di solito è la fine di una relazione, tale per cui quelle immagini sono oggetto di una diffusione a questo punto non consensuale. E spesso tutto ciò si inserisce nell'ambito di una più ampia dinamica persecutoria che l'ex partner rivolge nei confronti dell'ex compagno, più spesso, come abbiamo già sentito più volte ripetere in questo pomeriggio, nei confronti dell'ex compagna. Come traduciamo in termini giuridico-penali questo schema che, ripeto, è un po' banalizzante, ma statisticamente è quello che si riscontra molte volte? Per quanto riguarda la formazione consensuale di immagini, qui siamo nell'ambito della pornografia, che nel nostro ordinamento è oggetto di risposta penale quando ad essere coinvolti sono soggetti minori.
e quindi quando siamo nell'ambito della pedopornografia. La giurisprudenza negli scorsi anni ha mostrato significative oscillazioni però nell'applicazione delle fattispecie di pedopornografia ai fenomeni che definiamo di sexting, e anche di recente la Corte di Cassazione sta cercando di mettere a punto i confini di rilevanza penale del fenomeno della pornografia domestica, quindi immagini consensuali a sfondo sessuale che però vengono create in una dinamica, diciamo, di coppia o comunque nell'ambito di una relazione sentimentale. Per quanto riguarda l'anello di congiunzione successivo, appunto il revenge porn che siamo abituati a riconoscere come tale, fino al codice rosso e quindi fino al 2019 il nostro ordinamento non conosceva una risposta specifica. Si provava ad applicare fattispecie di reato che conosciamo, la diffamazione per esempio, oppure la violazione dell'articolo 167 del codice privacy, quindi il illecito trattamento di dati personali, ma si trattava di una risposta dai più considerata insoddisfacente. Se poi il tutto si inserisce in una cornice che ho definito di dinamica persecutoria più ampia, allora lì viene in considerazione il delitto di atti persecutori. Che cosa succede con il codice rosso, con la legge numero 69 del 2019? Il legislatore, tra l'altro, inserisce nel nostro codice penale l'articolo 612 ter. Siamo dopo l'articolo 612 bis, quindi appena dopo la fattispecie di atti persecutori. La collocazione topografica non è di per sé significativa, ma dà qualche indicazione su qual è stata la scelta del legislatore per quanto riguarda il bene giuridico tutelato. Il nuovo reato è definito diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Si tratta, lo dico subito, di una fattispecie molto complessa da un punto di vista degli elementi costitutivi. In parte credo che questa complessità sia inevitabile perché la serie di condotte che sta dietro il fenomeno di cui oggi noi stiamo discutendo è davvero molto eterogenea. Io prima ho banalizzato, ma la serie di situazioni che si possono verificare è davvero molto molto eterogenea, molto proteiforme. In parte però io credo che questa difficoltà abbia anche un'altra ragione che vorrei condividere con voi. A me sembra che il nostro legislatore abbia una qualche reticenza di troppo quando a venire in considerazione è come bene giuridico tutelato in maniera specifica la libertà sessuale o l'autodeterminazione sessuale. Cerco di spiegarmi. Qual è l'elemento in cui davvero si condensa il disvalore delle condotte che siamo soliti ricondurre all'idea del revenge porn? L'assenza di consenso nella diffusione di quelle immagini. Assenza di consenso. È questo l'elemento necessario e, per quello che vale la mia opinione, anche sufficiente per fondare il disvalore penale. E solo che quando, e quindi il bene giuridico tutelato quale sarebbe? Libertà sessuale o, meglio, si potrebbe dire autodeterminazione sessuale, libertà di autodeterminarsi in riferimento alla propria sfera sessuale. A me pare, ma questa è una mia opinione, che quando si parli di autodeterminazione sessuale, come vi dicevo, ci sia qualche cautela di troppo da parte del nostro legislatore nel riconoscerlo come oggetto prevalente o addirittura esclusivo di tutela. Qui non apro per ragioni di tempo la discussione sul delitto di violenza sessuale. Noi l'abbiamo riformato il delitto di violenza sessuale nel 1996, ma ancora oggi la condotta penalmente rilevante è descritta facendo riferimento alla violenza o alla minaccia. Manca un esplicito riferimento all'assenza di consenso della vittima. È una questione solo formale? Io credo di no, ma se anche lo fosse, ben venga un diritto penale che attraverso le parole si faccia carico di una portata simbolica. Perché sto dicendo questo? Cerco di indicare quali sono gli elementi costitutivi della fattispecie cercando di essere il più chiara possibile. L'articolo 612 ter consta di due, del primo e del secondo comma, quindi due distinte fattispecie che leggo rapidamente. Primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblico diffonde, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, virgola, destinati a rimanere privati, virgola, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5 a 15.000. Ora, qual è l'oggetto dell'illecita diffusione? Immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, e qui si aprono dei problemi interpretativi, ma secondo me non così difficili da superare. Quell'inciso tra virgole però, destinati a rimanere privati, destinazione privata dell'immagine, che cosa vuol dire? E soprattutto ne abbiamo davvero bisogno? Faccio un caso che spesso si è portato nel commentare la nuova fattispecie. Immagini di molestie sessuali che vengono realizzate durante una festa tra ragazzi. Sono destinate a rimanere private? Andiamo oltre. Immagini realizzate durante uno stupro di gruppo. Sussiste il requisito della destinazione privata?
Lascio l'interrogativo aperto, ma voglio concludere con un altro interrogativo, questo retorico. C'era davvero bisogno di inserirlo, questo requisito? Io credo di no, se davvero l'oggetto della tutela voleva essere focalizzato sull'autodeterminazione sessuale. Secondo comma, la stessa pena si applica a chi, quindi la pena rimane la stessa, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video di cui al primo comma, l'invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro documento. Quindi compare un elemento in più, dolo specifico, al fine di recare loro documento. Perché il legislatore differenzia il primo e il secondo comma? L'obiettivo sembrerebbe chiaro. Nel primo comma sembrerebbe viene criminalizzata la condotta dei cosiddetti primi distributori, chiunque realizza o sottrae l'immagine. Nel secondo comma invece viene in considerazione la condotta dei cosiddetti secondi distributori, quelli che ricevono e ulteriormente contribuiscono a diffondere. E quindi il legislatore, volendo selezionare maggiormente l'offesa, applica la stessa pena ma introduce un elemento in più, il dolo specifico del fine di trarre documento. Ora, che cosa voglia dire questo documento? Anche qui non mi soffermo, potrebbe essere interpretato in senso talmente ampio da risultare onnicomprensivo. Certo, verrebbe da dire, e se c'è una finalità di scherzo, c'è il fine di trarre documento? Ma soprattutto il problema sta in quel avendo ricevuto o comunque acquisito. Ricevuto da chi? Il legislatore non lo dice, quindi nel secondo comma potrebbe rientrare anche la condotta di chi riceve direttamente dalla vittima, cioè l'ipotesi tradizionale di revenge porn, perché in quel fine di trarre documento c'è il riferimento al fine di vendetta, che invece non è presente nel primo comma. E allora paradossalmente noi avremmo questa seconda fattispecie, cioè quella più selettiva nell'intento del legislatore quanto a elementi costitutivi, che verrebbe in considerazione nell'ipotesi standard. È ragionevole tutto questo? Ci stiamo discutendo, vi anticipo che le pronunce di Cassazione sono ancora davvero pochissime, quindi non siamo in grado di avere una, diciamo così, impressione di orientamenti che si vanno consolidando. Nel terzo comma e nei commi successivi si prevedono poi delle circostanze aggravanti. Si stabilisce tra l'altro che la pena è aumentata se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Anche questa è una previsione che, diciamo, è parsa un po' eccentrica, se non altro perché questa è la forma di realizzazione tradizionale delle condotte descritte dall'articolo 612 ter, quindi la fattispecie aggravata sarebbe quella che si realizza in maniera pressoché ordinaria. Possiamo immaginare la diffusione attraverso le immagini messe nella cassetta del condominio di ciascuno di noi, ma è evidente che avverranno quantomeno attraverso un messaggio di posta elettronica, quantomeno attraverso una chat di WhatsApp. Tralasciamo poi i social network e la possibilità che queste immagini diventino virali con tutto quello che questo comporta. E allora anche qui siamo arrivati al paradosso che in certi casi la procura non contesti questa aggravante, perché le pene andrebbero ad elevarsi talmente tanto rispetto all'ipotesi base che qualcuno dice ci sarebbe una sproporzione in eccesso nella risposta sanzionatoria. E teniamo in considerazione che, d'accordo, pene elevate per fatti di grave disvalore, ma il diritto penale si basa su principi generali, tra cui quello di proporzionalità, che devono comunque reggere. Vorrei soffermarmi per concludere proprio su questo aspetto dei mezzi informatici o telematici, per quello abbiamo detto è questo uno degli elementi che caricano di disvalore le condotte di cui stiamo ragionando. E allora, se questi strumenti informatici o telematici sono una parte del problema, forse è proprio in questi strumenti che possiamo trovare una parte della soluzione. Cerco di spiegarmi. Si faceva riferimento in apertura del nostro convegno alla possibilità, attraverso degli algoritmi, di individuare in rete delle immagini a contenuto sospetto. È molto difficile che ciò avvenga e soprattutto che ciò venga messo a sistema da un punto di vista giuridico. Ma pensate, e questo sì, alla necessità che queste immagini, una volta diffuse, vengano rimosse. Perché spesso la presenza in rete, pensiamo al caso di Tiziana Cantone, che probabilmente è quello che maggiormente ci ha diciamo impressionato come immaginario collettivo, il fatto non tanto di toglierle, ma di toglierle presto queste immagini, quindi il problema non è sul se, ma è sul quando, è chiaramente un aspetto fondamentale della tutela che ad ampio raggio si voglia offrire a queste condotte. E aggiungo un ulteriore elemento, la possibilità, molto complessa da un punto di vista tecnico, ma non del tutto impraticabile, di immaginare una responsabilità per omesso controllo, se volete da un punto di vista penalistico, per omesso impedimento del reato, da parte dei soggetti che operano nella rete.
faccio riferimento soprattutto all'Internet Service Provider. Ora, allo stato degli atti non è una soluzione a mio avviso praticabile, almeno da un punto di vista penale, perché abbiamo una legislazione a mio avviso irragionevolmente anacronistica in materia di Internet Service Provider, quindi non abbiamo una base su cui si possa costruire una responsabilità, a maggior ragione se stiamo parlando di responsabilità penale. Ci possiamo ragionare? Io credo di sì, e questo farebbe del diritto penale uno strumento non solo repressivo ma anche, se volete, preventivo, perché è chiaro che gravare di un obbligo di controllo sanzionato magari anche penalmente non chiaramente chiunque operi nella rete, ma l'operatore che risponda a certe caratteristiche probabilmente potrebbe fare la differenza. Concludo con una citazione che mi è venuta in mente quando stavo preparando le riflessioni da condividere con voi oggi. È una citazione dalla Lettera Scarlatta di Hawthorne, quando dice: pochi tratti della natura umana sono più abietti della tendenza a diventare crudele soltanto perché si ha il potere di fare del male. Ecco, io credo che i nuovi strumenti di comunicazione ci abbiano reso infinitamente liberi, più liberi rispetto al passato, però abbiano reso estremamente semplice fare del male, abbiano reso il male banale, per fare una citazione fin troppo celebre. E quindi io credo che, riprendendo una delle parole chiave della conversazione di oggi, che la strada sia quella della consapevolezza, una consapevolezza che va verso la prevenzione e la repressione, che si può raggiungere attraverso il diritto, non solo quello penale, perché il diritto penale è un tassello del mosaico di tutela, uno dei tanti, cioè una risposta congiunta dell'ordinamento giuridico, ma soprattutto è necessario che l'ordinamento giuridico e le altre componenti della società civile comincino davvero a marciare nella stessa direzione, come mi pare si stia facendo questo pomeriggio. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professoressa Massaro per l'estrema chiarezza. Adesso io sono... Bel problema. Sì, io sono emozionata tanto, ma tanto tanto. Prima di cedere la parola al professor Mario Morcellini, io sono fortunata per tante cose, per tante no, per esempio per la salute, ma quella è un'altra storia, perché tanti professori hanno tracciato la mia vita. No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, perché abbiamo collegato. Se volete fermarvi un'altra mezz'ora, sì. No, se volete un solo quarto d'ora, no, purtroppo. Abbiamo tra l'altro gli ultimi minuti. Prima, professore, di... ovviamente il professor Mario Morcellini, sociologo illustrissimo, lui è la comunicazione, così, lui è la comunicazione in Italia. Parliamo di società, che società è oggi, ma faccio prima un esempio, sì. Riporto ad un fatto accaduto, che società è quella di oggi e soprattutto che società è quella di oggi in relazione all'affettività e all'educazione. E faccio riferimento, ma ragazzi, Mari Miserendino è una nostra amica. Anche lei adesso fa parte del progetto. Cosa le succede proprio per parlare di società? L'anno scorso, anche lei di Palermo, la città di Palermo si sveglia con tanti bei manifesti che hanno riempito il centro della città, tante foto, la foto di Maria Grazia, la foto dell'ex marito, pure bruttino, la foto di tanti uomini. Bellista. Sì, la foto di tanti uomini. 14, 15 uomini, e questo titolo, ma tanti manifesti, le auto appesi, con scritto gli amanti della mia ex moglie, e per ogni foto di uomo una dicitura, una didascalia, una variante delle vite parallele, potete capire bene di che tipologia di diciture stiamo parlando. Cosa succede? Succede che Mari Miserendino viene massacrata nei social, anche tanto dalle donne. Anche tanti giornalisti hanno fatto il loro bel lavoro sporco. Il nostro incontro avviene perché un giornalista mi chiede un parere e io dico che, seppur non ci troviamo di fronte a un corpo nudo, era comunque una vergognosa illazione sessuale. Certo. Abbiamo poi provato a ribaltare la storia, perché ovviamente quell'episodio era l'iceberg di tante brutte cose, come tre auto bruciate. Siamo state anche più volte ospiti a Rai 2 per raccontare. Io, intervenendo nella storia, mi sono recata spontaneamente, io non è che ami fare le denunce, prof, però comunque secondo me c'è bisogno di farle, anche con il sospetto. Adesso non è che le sia particolarmente sfortunata che tutto le capiti, però se una donna ha tanti fatti brutti, probabilmente sono strettamente correlati tra di loro. Io ho voluto dire questo perché ci tengo sempre a fare gli esempi concreti.
il nostro impegno si costruisce anche attraverso il vissuto esperienziale delle persone che incontriamo, delle donne che non avevano forza. Adesso è cambiata, per fortuna poi il Corriere della Sera ha sostenuto raccontando la storia, perché non è stato facile. La società l'ha massacrata, ma a più livelli, soprattutto quelli medio-alti. A te, professor Taccio, io sono commossa davvero, che chi me lo doveva dire mai? Dopo 27 anni io dico la parola a Morcellini. Grazie. Tanto una battuta su questo episodio, perché io sono contento di rivederti dopo tanti anni e devo dire stai gestendo questo evento e quindi dietro c'è sicuramente altre capacità di governo di uomini e cose, tale che posso permettermi di dire che questo marito, ex marito, pensa che Iella se fosse ancora in carica, è un autolesionista pazzesco, perché pensate il gusto di mettere in scena tutti quelli che hanno preso il suo posto, ben gli sta, nel senso che pensate alla sofferenza lancinante che deve aver provato. Apparentemente la cosa è creativa, finché lei non farà il contrario, perché anche lì si aprono delle possibilità interessanti, perché è difficile pensare che uno così sia rimasto soltanto a soffrire. Però c'è questa famosa battuta che dice che gli uomini sono quello che sono, e io dietro questa mi trincero per andare avanti. E tu mi hai detto che dobbiamo parlare di che società c'è, che è poi quella che esprime queste situazioni, quindi anche con impressionanti e regurgiti di ritorno al passato, quasi lo chiamiamo Medioevo perché non abbiamo studiato bene che il Medioevo non è quello che ci è stato raccontato, ma insomma fa capire che cosa significa, un ritorno indietro, un ritorno all'eterno ieri, come direbbero i filosofi. E io vi presento almeno 3 o 4 temi che non vanno specificamente sui temi di oggi pomeriggio, perché essendo stato, dopo che ho fatto il professore, all'inizio della pensione sono entrato, grazie al voto del Parlamento, all'autorità delle comunicazioni, purtroppo quando si va fuori dall'autorità per alcuni anni non si può intervenire sulle tematiche dell'autorità. Ora, voi pensate che significa che un professore di comunicazione non dovrebbe parlare di comunicazione? Perché probabilmente questi vincoli erano stati pensati all'epoca berlusconiana, quando si pensava che Berlusconi sarebbe candidato a garante delle comunicazioni, che sarebbe stata una bella sorpresa, devo dire. E non era mai stato calcolato l'ipotesi che un professore di comunicazione andasse in un posto che si chiama autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quindi adesso devo dar prova che questa nomina era sensata. Allora, parto da questa frase un po' accademica, ma non certo per questa platea, la cosiddetta mediatizzazione della vita, cioè il fatto che noi dobbiamo rassegnarci intellettualmente, quindi non è soltanto una dimensione emotiva o nervosa della vita, ma c'è dietro sempre il problema di costruire un rapporto sensato tra noi, il nostro passato e il mondo che cambia. Questa parola mondo che cambia tornerà nei 15 minuti ripetutamente, perché se noi non la sentiamo risuonare, tanto abbiamo un meraviglioso esempio di mondo che cambia, rimanendo fedele ai suoi problemi di sviluppo, significa che non vogliamo elaborare i cambiamenti che sono intervenuti. Non dirò che questa sia un'operazione semplice, non dirò che questa sia un'operazione favorita dalla quasi totale assenza nella scuola italiana di, e questa è una follia sconcertante che purtroppo chiama in causa i governi del passato, ma non vedo novità neanche in questo momento, i ministri dell'istruzione, la mancanza di educazione ai media e al digitale. In un paese come questo non avere a livello di formazione primaria uno specifico insegnamento che poi non dovrebbe essere un modo di insegnare digitale che in qualche modo evita l'idea che i bambini e i ragazzi che crescono debbano pensare che il digitale è solo cazzeggio, divertimento, giochi, mentre il digitale per molti adulti e per molti ragazzi è apprendimento, allargamento delle conoscenze, stimolazione della mente, anche troppa, perché su questo
c'è un problema in cui la politica sta dormendo, ma non l'Europa. L'Europa è più lesta a capire le contraddizioni e le criticità dei cambiamenti sociali. Come organizzo questo breve pensiero? Il primo è che soltanto una mente avvertita può reggere alla pressione psicologica di tecnologie così affascinanti, seduttive, per le quali io uso la parola dispotismo quando sono in vena di fare considerazioni politiche, ma un'altra parola quando invece osservo le persone, perché questo è il mio mestiere e lo faccio anche all'università, perché il lavoro del professore universitario è interessante perché ti fa vedere le generazioni sempre diverse, quindi ti sterilizza dall'idea che tu possa non capire che c'è un cambiamento, perché ce l'hai in faccia, hai te stesso che rappresenti una continuità aperta al futuro, ma hai loro che te lo raccontano, sono davvero i portatori sani dell'innovazione. Non c'è un'altra parola per definire i giovani di oggi, e sarebbero migliori se la scuola e l'università, ripeto, svolgessero il compito che in quasi tutti i paesi moderni si fa. Il primo di questi è stato un certo Buckingham, ma il primo è stato Don Milani, visto che siamo nell'anno del centenario della nascita. Se voi pensate a quanto Don Milani è stato coraggioso in un paese in cui non c'era l'elettricità, in un paese in cui non c'era l'elettricità, a fare una scuola popolare usando la corrente per la radio, veniva alimentata da una strana batteria che si era fatta regalare da un amico di seminario. Quindi ci vuole una mente forte e competente. La mente forte e competente non risolve le criticità di cui stiamo parlando, cioè non è taumaturgica, non è che elimina quella parte di istinti che ci fanno pensare oggi che quella frase di Milton nel Paradiso Perduto che dice male sii tu il mio bene possa diventare nel tempo dei moderni un'opzione. È terribile dirlo, ma è la prima volta nella storia degli uomini in cui la lotta tra il bene e il male, dovete rassegnarvi a queste parole, perché se non usate queste non sarete in grado di divulgare il vostro pensiero a persone non adeguatamente letterate, e noi abbiamo bisogno di ricordarci che i problemi di cui parliamo sono ancora più frequenti in quelli che ovviamente non sono stati miracolosamente ricostruiti, educati e formati dalla formazione, che è una dimensione straordinaria, come si vede anche dall'esempio qui davanti a voi, per rendere una persona un soggetto, un bioma, come oggi si ama dire, una personalità culturale. L'idea cioè che studiare, conoscere, opportunamente dosando i saperi, perché non crediate che le materie siano nate per caso, è un miracoloso equilibrio che si è costruito nel passato, l'hanno ben scoperto i gesuiti, uno dei quali ha scritto un libro intitolato O Ratio Studiorum, Ordine degli Studi, noi crediamo che sia roba dei contemporanei, questo è nato ad Atri non meno di 400 anni fa, ancora noi usiamo questa idea del dosaggio tra le discipline come un elemento mirabile di modificazione della nostra mente e di miglioramento delle nostre possibilità cognitive. Perché però ci sono criticità? E perché noi oggi stiamo qui a parlare di due patologie drammatiche? Perché in passato mai avremmo immaginato di dover fare convegni su temi di questo genere. Ed hai ragione che usare le terminologie inglese non aiuta, perché gli dà una nobiltà, una modernità sconcertante. Io penso che bisognerà trovare una trucida traduzione italiana che deve delegittimare chi lo fa, perché anche le parole hanno uno stigma o possono averlo. Il problema più drammatico che vi pongo, e poi passerò a una lunga citazione che vi garantisco non vi manderà a letto tranquilli, perché come diceva Eco, i libri e i professori non devono darti tranquillità, devono stimolarti, perché se ti addormenti come è giusta la sua età significa che il messaggio è stato inconcludente. E riguarda un punto che forse ancora non avete affrontato, io ho sentito le cose di ricerca di cui avete accennato, ho portato lì un libro, purtroppo sono in visione, che racconta molte esperienze di cambiamento sia innovativo e regolamentare, senza dimenticare che il diritto arriva
tardissimo rispetto ai cambiamenti, ma mai quanto ci arriva tardi la politica. E lì la fortuna è che l'Europa ogni tanto sferza talmente che noi siamo costretti ad adeguarci alle normative europee. Prendo 2 minuti su questo tema e vi garantisco che avrei diritto a farvi una scuola estiva a questo argomento, e cioè quel che succede nell'età 0-6 anni. Cioè noi siamo abituati, quando pensiamo a questi problemi, e già è un segno di buon umore, perché affrontare questi temi significa nervi saldi, perché se no l'idea di diventare apocalittico, che è inconcludente, perché l'apocalisse non risolve i problemi, lo risolve solo l'impegno, non la denuncia, ti sconcerta. Allora, nell'età formativa i ragazzi almeno hanno la scuola, che non è un granché, soprattutto per il definanziamento che ha subito, ma con il Covid c'è stata una certa ripresa, e poi c'è un numero di insegnanti che hanno una generosità sconcertante, dedicare pezzi di vita che sono incompatibili rispetto allo stipendio che prendono. Perché una cosa è fare il professore universitario, una cosa è ben più logorante, è fare l'insegnante primario, elementari, medi e così via. Non mi sfugge che da questo punto di vista sono avvantaggiato. Ma quello che succede nei primi 6 anni della vita è scioccante. I bambini, e qui c'erano le slide, ma oggi ve le ho risparmiate, quindi vi accontentate di un piccolo francobollo, passano da 5 a 6 ore di fronte a 2 media tipici dell'età dello sviluppo, che sono lo smartphone e il tablet. Non ricamo su questo, vi chiedo soltanto di ricordare una bella frase del Piccolo Principe, che fa bene alla nostra salute sempre, anche quando non è ispirato, è difficile che Saint-Exupéry non sia ispirato, che dice così: è il tempo che tu hai dedicato alla tua rosa che fa quella rosa così importante. Questo significa che quelle 6 ore del bambino entrano nella sua mente senza che ci sia un canale parallelo correttivo che gli dica che c'è stata una cultura prima ancora che arrivasse il digitale, perché noi ce lo dimentichiamo. Ormai noi crediamo che sia l'unico medium culturale, mentre invece tutti i media del passato, lo sentirete anche nella citazione di questa straordinaria inglese con cui chiudo, noi sappiamo che questa tecnologia prende la mente dominandola. È terribile dirlo, perché noi vediamo anche casi di grande autonomia, di grande creatività, ma noi dobbiamo occuparci di quelli che non ce la fanno ad essere così forti da essere protagonisti del rapporto con il digitale. Di solito sei un suddito, perché nessun genitore italiano, anche i più colti, ce la fanno a capire e a frenare i consumi dei bambini in quella fascia di età. Non c'è una legislazione fino a 6 anni, perché da noi si pensa che a 6 anni scatta la maturità. Fino a quel momento la filosofia, la pedagogia ci dicevano che il bambino era tabula rasa, cioè non aveva saperi, aveva solo l'affettività dei genitori. Altro che tabula rasa, lui arriva a scuola essendo stato socializzato dalle tecnologie digitali. È la prima volta nella storia, noi abbiamo 2000 anni di scuola, 2000 anni, e il 33% degli uomini e donne sono a scuola, tra insegnanti, famiglie, bambini, utenti e personale di servizio. Quindi è un problema drammatico. Entra a scuola già in qualche modo condizionato, ipersviluppato, iperstimolato. Voi, per fare un solo esempio, spero che il tuo orologio si rovini, un solo esempio vi faccio. A quell'età ancora non si è formata compiutamente la memoria. Ora voi immaginate che cosa significa il numero di contenuti e di ricapitolazione dei fatti che il digitale dà a un bambino che ancora deve vedere elaborata compiutamente, anzi ci vogliono ancora anni, perché gli psicologi dell'adolescenza dicono che ancora fino alla scuola media inferiore c'è questa formazione di aggiustamento, rafforzamento delle doti della memoria e dei dispositivi della memoria, su cui Piaget, prima che nascesse il digitale, ci ha raccontato mirabili avventure della mente. Allora io vi chiedo di rendervi responsabili di questa situazione, perché noi dobbiamo pensare non solo alle criticità selettive,
ma al meccanismo generale di cui esse sono il prodotto. Non ci sarebbero i fenomeni critici che ci hanno portato qui se noi avessimo costruito una programmazione politica della cultura digitale, cioè se le riforme venissero fatte con accompagnamento, mentre ormai in tutto il tempo che verrà le riforme arriveranno prima che noi abbiamo una mente attrezzata per vivere all'altezza dei risultati delle riforme. L'accelerazione sociale è questa. Gli studiosi una volta scrivevano i libri di storia o di sociologia stando seduti in un castello, il caso di Montaigne, e scrivevano la ricostruzione di quello che era successo nel secolo precedente. Noi oggi abbiamo dei cambiamenti in cui un secolo va in vigore in 10 anni. Il modo in cui è cambiata i dispositivi che stimolano la nostra mente sono inimmaginabili. Non c'è una cultura adeguata a sdrammatizzare l'aspetto di novità e a rendere queste esperienze normali. Un sociologo, un pedagogista cattolico chiama questo fenomeno normalizzazione delle tecnologie. E ci arriveremo, ma dobbiamo correre più veloci. Allora qui vi cito una sola colonnina di un articolo di una inglese che si chiama Sconosciuta. Io l'ho scoperta per caso grazie a un po' di amicizie clericali, perché ha scritto una cosa sull'Osservatore Romano di 7 anni fa e si chiama Johanna Schiltz. Il titolo è già un abstract per le conclusioni. Servono sforzi straordinari, quindi significa anche che ci dobbiamo dare una mossa, perché se è extraordinary significa che non è che noi ci possiamo poi dire ci penserò domani. No, mi dispiace, questa roba ha senso se noi ci cominciamo a pensare subito. Questa donna ha dei bambini e per un periodo di tempo vive a Roma e lì conosce il vecchio direttore dell'Osservatore Romano, che tra l'altro era un mio collega di lettere, un celebre studioso che si chiama Giovanni Maria Vian, mi pare che sia un professore di critica di filologia romanza, e per lui fa questo regalo, lo fa tornando in Inghilterra, perché lei, questa donna è interessante per noi e per voi, se mi è consentito dirlo, visto che è un piccolo regalo che mi sento di farvi, era stata nominata prima consulente del Ministero dell'Economia Digitale in Inghilterra, prima consulente, quindi non quelle cose in cui sta in una commissione, no, significa diritto di intervenire. Eppure sentite la disperazione con cui questa donna parla dell'invasione digitale sui suoi bambini nel momento in cui abbia criticità, che io non dirò, ma lei ha la forza in questo articolo di esportarla su altri casi. Prendo un solo blocchetto, il primo è: se non siete mai stati vittime di un crimine e di un abuso online, quindi siamo in media stress, cioè parla a noi, non di noi, o non conoscete qualcuno che lo sia stato, queste storie sono difficili da accettare, ma diventano reali se incontrate una madre la cui figlia è rimasta così sconvolta dal continuo cyberbullismo da arrivare a suicidarsi. Sappiamo chi è. Diventano reali quando parlate con i genitori di un ragazzino che è stato rapito e assassinato da un pedofilo di cui le indagini hanno provato che poche ore prima stava guardando le immagini di un abuso sessuale. Ci sono diverse casistiche, non ve le leggo tutte perché non voglio far soffrire la nostra coscienza, ma c'è per esempio il fatto di bambini che vengono portati all'estero per le guerre cosiddette sante, che uccidono esattamente come quelle laiche, quindi il nome sante è abusato. Anzi, abusivo. Sentite come parla questa donna e veramente, credetemi, sta parlando a ognuno di noi, me compreso. Anche io, una volta, ero un utopista del web. Credevo che l'umanità connessa avrebbe creato una società migliore e non è detto che non sia possibile, però se, ripeto, noi faremo sforzi straordinari. Ma mentre eravamo concentrati su tutte le bellissime cose, questo l'università lo fa troppo, perché spesso vede solo gli aspetti positivi dei cambiamenti. A volte i professori fanno i pubblicitari delle imprese digitali, come se ne avessero bisogno, come se da soli non stravincessero, mentre dovrebbero essere un fortino critico, un punto
di vista in cui devi domandarti cosa perdi ad abbracciare ciò che è nuovo. E su questo ci sarà la conclusione, ma sto veramente chiudendo. Mentre eravamo concentrati su tutte le bellissime cose che internet avrebbe fatto, non pensavamo mai alle cose che avrebbe rovinato. È modesta a dirlo, perché si potrebbe usare un verbo più impattante. Come avrebbe trasformato in modo radicale la minorità nel giro di una sola generazione. Cioè, questo cambiamento è avvenuto prima che qualunque studioso avesse potuto predire, perché qui la poesia qualche volta riesce a predire più dei sociologi, ma non ho tempo di dimostrarlo, ma questo non significa che non posso guadagnare un'altra occasione. Vado avanti e vi dico dove sta la vera novità che poi rende queste forme all'inglese di manipolazione, di iniquità così devastanti. Quelli che tengono gli oggetti che portano gli oggetti che portano le loro tasche, quasi mai perché ce l'hanno sempre in mano, dateci un'occhiata, proprio è l'oggetto da cui promana il desiderio. È sconvolgente, significa che gli altri perdono questa facoltà, per esempio il libro, per esempio la scuola, perché non è che nella mente delle persone è anelastica. Se tu dedichi tutto quel tempo al digitale, il resto si deprezza, anche preterintenzionalmente. Quelli che tengono sotto il cuscino mentre dormono non sono solo un nuovo tipo di medium, come era la TV. Si tratta di un medium, questo nessun professore di comunicazione l'ha detto così potentemente, si tratta di un medium che assorbe ogni altro medium, cioè li fa invecchiare tutti, li licenzia, anche se formalmente dal punto di vista dei dati noi vediamo che la televisione continua a esistere, o i giornali, ma perdono di valore perché quelli sono legati alla mediazione di un adulto e di un professionista, mentre la rete digitale non è mediata da nessuno, neanche dal genitore più accorto e più colto che gli sta accanto. Allora, è evidente che noi dobbiamo fare uno sforzo di riflessione molto più radicale e coinvolgente, cioè noi dobbiamo cominciare a domandarci cosa può fare una società per evitare che il nuovo diventi la sepoltura di tutto ciò che c'era prima. Faccio un esempio banalissimo. Domandatevi quante volte trovate la parola Dio o religione o cattolicesimo nei mondi digitali. È stata eliminata, smagnetizzata. E badate, se lo fanno con la religione, che è stato un dispositivo di potere notevole, pensate a quante altre parole noi ci stiamo perdendo. Noi dobbiamo far sì che abbracciamo il nuovo senza cessare di domandarci quello che perdiamo, perché il nuovo ci intriga così tanto. C'è un sacco di roba che perdiamo, compresa la parola valori, compresa la parola bene, sii tu il mio orizzonte, non male, sii tu il mio bene. Da questa giornata vi chiedo di cominciare a pensare a questo livello di problematica e ognuno di voi diventerà un opinion leader che potrà migliorare il nostro mondo. Grazie. Grazie professor Mario Morcellini, un onore enorme, potente, grazie. Le conclusioni, dei ringraziamenti ma un lancio, e poi chiedo a Patrizia Prezioso, con la quale ho lavorato minuziosamente, ti chiedo di essere qui insieme a noi, perché a te l'onore e l'onere di concludere, e così si fa. E noi ci vedremo a Cosmofarma a Bologna il 19 aprile, dove presenteremo il nostro manifesto di attenzione sociale, interveniamo nella cura della società, dove lì presenteremo tutte le azioni previste, ma tante ce ne saranno non previste, conoscendoci bene, vero? E su quello che sarà fatto. Dei ringraziamenti ultimi a Rosa Iudice e alla Di Marca, perché tu sei insieme a noi, collabori insieme a me, insomma siamo reciproche nel nostro essere da diversi anni, e lo sei dall'inizio sulla campagna di educazione sociale Sexting and Revenge Porn, e così a seguire. Sofia Bad, che dalla Francia, meno male che c'è Sofia,
avremo anche il podcast, il video podcast. Lei fa tutto perché noi, Mete funziona perché noi siamo tutte sparse, tutti, non c'è una logica di territorio, noi siamo, poi ci incontriamo. Chiunque stamattina è arrivata da qualche parte con qualche mezzo, funziona sempre così, ma ci troviamo sempre. E a Bologna ci sarà Sofia che arriva da Monte Carlo, perché lei vive lì, lei è una sociologa, visto che l'ho citata, è una sociolinguista, è un'interprete giurata, è molto molto abile con l'audiovisivo. E ne approfitto, perché non ci sarete magari a Cosmofarma, sono qui presenti Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro del Centro Produzione d'Arca d'Arte. Domani saremo insieme, ovviamente io torno, ma insieme a Silvia, l'autrice di tutta la grafica immane di Mete, tutta Silvia Amato Patragnani, applauso infinito, perché traduce sempre le nostre idee in maniera esatta. E domani appunto in una scuola per l'UNAR abbiamo partecipato quest'anno, non alla settimana di discriminazione razziale, ma Rom, Sinti, anti-ziganismo. Domani affronteranno prof come, un mio grande desiderio, come l'audiovisivo può e deve raccontare il sociale e i diritti umani. È fondamentale, quindi sarete insieme in un istituto. Tra le attività, quelle non previste, ma che Patrizia dobbiamo impegnarci per prevedere, proprio realizzare anche degli spot come pubblicità progresso per... Sofia Bard, professore, da Monte Carlo, li fa Sofia, bravissima. Sì, sì, è molto abile. L'obiettivo, noi dobbiamo, il messaggio lo dobbiamo fare arrivare a tutti, perché è davvero tutta la società interessata, coinvolta o stravolta. È un mio grande desiderio, insieme appunto ad Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro ci siamo confrontate, diciamo, avete vinto pure il Gifone Film Festival l'anno scorso, vi faccio pubblicità sempre, siete molto brave, Clorofilla su Rai, chi se, tutto, voi siete tutto. Tutto. Allora Patrizia, io adesso... Prendiamolo proprio come un punto di partenza questo, ecco. Dicevo, vediamolo proprio come un punto di partenza questo. Oggi abbiamo visto il fenomeno da varie prospettive, sì. E con tante energie diverse. Sì. A questo punto strutturiamoci, certo. E creiamo proprio un percorso. Mi viene da dire che Federpharma sicuramente, come dire, sia nelle farmacie, ma proprio come struttura, come organizzazione, ospiterà e sosterrà assolutamente questo progetto. Però sarà importante incontrarci di nuovo e mettere un altro tassello, perché ecco, oggi abbiamo aperto tante finestre, ma è bene che comunque il percorso lo disegniamo insieme. Grazie. E allora vi aspettiamo a Cosmofarma.